Qualcuno ti ha regalato ciò che stai per ascoltare e te lo ha donato affinché tu possa vivere felice, con la gioia e l'amore nel tuo cuore. Oggi conoscerai un amore così grande da sconvolgere completamente la tua esistenza. Un amore che ti svelerà il segreto della vita. Un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò tutti i suoi beni, vivendo dissolutamente. Fate attenzione, un padre aveva due figli. Li amava tutti e due alla stessa maniera, ma il più giovane cosa fa? Gli dice: «Dammi la mia parte e dammela ora. Dammi ciò che mi spetta». Queste non sono parole di una persona che si comporta diplomaticamente. Queste sono parole di sfida, parole di guerra nei confronti del padre. Dammi ciò che è mio e lo voglio proprio adesso. Proviamo a fare un viaggio nel tempo. Quando noi eravamo piccoli, probabilmente la prima parola che abbiamo detto è stato «mamma». Ma subito dopo la prima parola che abbiamo pronunciato, che era «mamma», cosa abbiamo pronunciato? Sicuramente sarà stato «mio» oppure «dammi». I bambini sono così bravi ad imparare queste parole. E poi sono bravissimi a metterle insieme. «Dammi il mio». E crescendo poi ci aggiungiamo «e lo voglio ora». E dentro di noi intanto cresce l'egoismo. «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». Questo ragazzo del racconto la vuole, e la vuole subito. E noi siamo come lui? Il sangue di questo ragazzo scorre ancora oggi nelle nostre vene. Il nostro motto è «io» e «io per primo». La nostra parola preferita è «io», «io dopo» e «io ancora». Prova ad analizzarti. Tu che hai sempre detto «io non ho mai fatto male a nessuno e ho sempre cercato di comportarmi correttamente». Tua moglie è della stessa opinione? Cosa direbbe tuo marito di te? E il tuo collega ha lo stesso concetto della tua persona? E il tuo capo ufficio? E i tuoi vicini? Cosa diresti se andassi a chiedere a loro che tipo di persona sei? Chi sei tu? Tu, secondo me, sei la persona che dice «dammi ciò che mi spetta». Questo è il nostro grido di battaglia. Lo voglio ora e lo voglio sempre. Sicuramente noi siamo tutti fatti come questo figlio. Notate cosa fa questo figlio. Quando prende i soldi, quando prende ciò che il padre gli dà, di lì a poco, cioè quasi immediatamente, cosa fa? Non guarda in faccia a nessuno. Il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Cosa vuol dire per te la parola dissolutamente? Questa parola raccoglie in sé tre paroline particolari, che portano l'essere umano a spegnersi giorno dopo giorno. La parola dissolutamente significa «a», «modo», «mio». Io vivo la mia vita a modo mio. Facciamo un esempio. Se io ti chiedessi «tu credi in Dio?», probabilmente mi risponderesti «sì». Però, probabilmente si dovrebbero aggiungere le tre paroline. Credo in Dio, ma a modo mio. E come vivi la tua vita? Naturalmente a modo mio. E come ti giustifichi davanti a Dio? Ma a modo mio. La cosa strana è che nessuno dice a modo suo. Vivere dissolutamente non significa necessariamente essere persone cattive, malvagie. Semplicemente significa vivere a modo mio. Posso porti un'altra domanda? Se dovessi far operare tuo figlio o tua madre, lo porteresti da un chirurgo che non è laureato, ma che opera a modo suo? No, tu prendi il tuo figlio, prendi il tuo parente e scappi via. Questo vuol dire vivere in modo dissoluto. Non c'è nessun freno morale. Nessuno deve permettersi di dire «non lo fare». Io posso fare ciò che voglio,
quando voglio e con chi voglio, a modo mio. E se tu stai vivendo la tua vita in questo modo, io ho un compito importante, devo dirti una cosa. Stai vivendo nello stesso posto dove vivevo io una volta, in un paese lontano. Questo ragazzo viveva lontano dalla parola di suo padre, lontano dalla sua disciplina, lontano dai suoi incoraggiamenti, soprattutto lontano dal suo amore. Il figlio a modo mio può fare finalmente tutto ciò che vuole. Vivere a modo mio non porta mai nessuna soddisfazione, non riempie mai il cuore. E tu questo lo sai bene. E a volte ti senti come un vulcano in fermento e ti senti scoppiare. Hai tentato in mille modi di soddisfare la tua anima, ma nulla ti ha riempito in maniera reale. E poi pensi, domani farò, e domani dirò, e domani, ma nulla ti soddisfa, perché questa è la condizione di chi vive in un paese lontano. Il racconto continua dicendo, quando il figlio ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora ebbe una brillante idea. Si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Che strana situazione. Ha sprecato tutte le sue energie, ha speso i suoi soldi, è stato spremuto dai suoi amici, ha sciupato anche la sua salute. E ora dove sono i suoi amici? Alla fine dove si trova? 1. Si trova nel bisogno. 2. È senza amici. 3. Vive con i porci. Dove? In un paese lontano. Caro amico, cara amica, lontano da Dio deve essere un incubo. Ricordo anch'io quando vivevo come il figlio prodigo, come figlio ribelle, cercando di soddisfare la mia anima. Dice il racconto, egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Pensate, l'avanzo dei maiali. L'avanzo dei maiali. E tu? Dove stai vivendo? E tu che mi stai ascoltando, che magari stai pensando in questo momento, ma c'è speranza per una persona come me? Il racconto continua e dice, allora rientrato in sé disse, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Io? Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Ah. Questa è la chiave di tutto, rientrato in sé. Ma perché? Dov'era prima? Ma naturalmente era fuori di sé. Ecco perché si trova in un paese lontano. Ha abbandonato, rigettato tutto ciò che suo padre gli aveva dato. E forse ti stai chiedendo, manca qualcosa nella mia vita? Io ti dico, se ti stai ponendo questa domanda, forse stai rientrando in te. Noi siamo tutti figli prodighi, tutti figli ribelli, ma il viaggio lontano da papà è finito e anche tu puoi finire la tua ribellione verso il tuo Padre Celeste. E Dio ti dice, rientra in te e torna da me. Come il figlio il prodigo, anche noi possiamo fare la stessa cosa. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. E tu cosa pensi che suo padre abbia fatto? Aveva speso tutto, puzzava di maiali, sudicio dalla testa ai piedi. E cosa credi che suo padre abbia fatto? Dice il racconto, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione e corse, gli si gettò al collo, lo baciò e lo ribaciò. E il figlio disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre gli disse, shh, shh, hai già parlato abbastanza. Il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui il vestito più bello, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. E portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.